Onorevole De Caro, Ariano nel panorama del centro-sinistra sembra quasi un'oasi. Si sono riusciti ad unire le varie anime del partito, Avellino no però. Beh, Ariano è un esempio positivo evidentemente, da seguire. E penso che questa nostra unità possa essere anche foriera di un grande successo. Francamente ad Ariano me lo attendo. Io mi attendo di chiudere la partita il 10 giugno e la si può chiudere in un modo straordinariamente inaspettato per qualcuno. Ma insomma, il Movimento 5 Stelle non ripeterà in nessuna parte d'Italia e quindi nemmeno ad Ariano il risultato delle politiche. Credo che sia scontato. Il sindaco uscente, per carità, persona stimabilissima, ha amministrato molti anni, ha fatto anche contemporaneamente il presidente dell'amministrazione provinciale, ha avuto le sue occasioni, forse è meglio scommettere su qualche altro. Ad Avellino il centrosinistra abbiamo già detto che si è diviso Festa e Cipriano, ovviamente sappiamo bene qual è la sua posizione, si poteva evitare o proprio no? Se avessero avuto buon senso. Il buonsenso, diceva Manzoni, c'era, ma se ne stava nascosto per paura del senso comune. Abbiamo chiesto ripetutamente di fare le primarie, abbiamo chiesto anche di tenere una consultazione degli iscritti, non ci è stata consentita né la prima né la seconda opportunità, forse perché sapevano quale sarebbe stato il risultato. Il risultato non cambierà il 10 giugno.